Nuova location, come si dice nel linguaggio di oggi, c'è nuovo posto, Torre Maggiore, diocesi di San Severo, provincia di Foggia, ma noi continuiamo sempre a vivere questi squarci di Quaresima in compagnia di Teresa Musco. Perché? Perché è una figura che, indipendentemente dalla sua beatificazione o canonizzazione che lasciamo alla Chiesa, è una figura di una cristiana, di una donna che ha saputo offrire la sua sofferenza al Signore, di una donna che ha saputo vivere continuamente con il Signore, nella sua umanità, nella sua povertà. Mi è arrivata una email proprio parlando di Teresa Musco e dicendo che lei aveva conosciuto la vita e la spiritualità di questa donna. Questa donna che mi ha scritto, che ha 90 anni, mi ha detto: risentire le parole di Teresa, le parole del suo diario, mi aiuta come lei a offrire la mia sofferenza, mi aiuta in questo tempo di Quaresima a vivere la mia passione. Ed ecco un motivo per cui abbiamo deciso di andare avanti ancora per qualche puntata su Teresa Musco. Siamo arrivati all'8 novembre del 1963. Tutte queste notizie noi certamente le attingiamo dal diario di Teresa Musco, ma come vi ho detto altre volte, ci guida in questo tempo un bellissimo testo di Pietro Zarrella, che è un frate minore cappuccino biblista, famosissimo a Napoli e in Campania, che ha scritto un piccolo volumetto, Teresa Musco, figlia spirituale di Padre Pio. Bene, l'8 novembre 1963, pensate, io non ero ancora nato, Teresa deve subire una delicata operazione chirurgica. All'epoca lei stava in casa e doveva subire questa operazione nella sua casa. Praticamente è sola, non c'è nessuno che la possa aiutare, perché la madre, per ordine del padre di Teresa, quindi del marito, dovette andare in campagna. Eppure il padre sapeva che Teresa doveva subire questa operazione. Teresa rimane sola e scrive queste parole. Alle 16:30 è arrivato il medico ed io mi sono sentita crocifissa, senza via di scampo, come Gesù quando lo spogliarono delle proprie vesti. Il dottore, trovandomi sola, si è tanto arrabbiato, ma poi ha detto: piccola mia, si vede che Gesù vuole questo sacrificio da me per farlo e da voi per riceverlo. Ora state tranquilla e quieta, io faccio con calma tutto quello che devo. E Teresa dice: immaginate il mio stato d'animo. Però all'improvviso succede qualcosa. Cosa succede? E Teresa sempre a dirlo. All'improvviso però è venuto il monaco, cioè Padre Pio, che mi ha fatto cenno di stare zitta. Poi mi ha preso le mani nelle sue mani ed io mi sono sentita legata mani e piedi. La vergogna è stata tanto e il dolore indescrivibile. Il monaco mi sussurrava nell'orecchio: Gesù, sono tua crocifissa, fa del mio corpo quello che vuoi. Alla fine, quando il medico finisce il suo intervento e finisce la medicazione, dice a Teresa: brava, siete stata proprio brava. E Teresa dice: ma lui non sapeva che il monaco, cioè Padre Pio, mi ha tenuto legate le braccia. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore, e venite con me, perché domani entriamo in questa bellissima chiesa che è la parrocchia di San Nicola. Ciao!